Hanno dato un importante contributo professionale per affrontare il virus e la loro figura ha avuto maggiore risonanza durante la pandemia. Sulla scia della giornata dell'infermiere, anche il comune di Fontana Rosa ha voluto fare la sua parte per ringraziare i professionisti della salute. Secondo me l'infermiere, lasciatemelo dire, è un professionista essenziale del sistema sanitario nazionale. Io lo definisco come la spina dorsale del sistema sanitario, in particolare di quello italiano, anche se nell'immaginario comune è colui che si occupa ancora di distribuire compresse, fare punture, ma in realtà l'attività, diciamo, dell'infermiere è anche altro. E questa figura così straordinaria ha avuto una maggiore risonanza, diciamolo chiaro, durante questo periodo SARS-CoV. E tant'è, diciamo, che l'infermiere al tempo della SARS potrebbe essere il titolo di un libro che io definirei con due parole: grande professionalità e grande umanità. In piazza anche l'Opi di Avellino. Abbiamo perso qualche collega infermiere in Italia, perché per affrontare questa terribile malattia purtroppo non ce l'ha fatta. Quindi è a loro che va il nostro primo pensiero. È un modo anche sicuramente per ringraziare loro, ma tutta quanta la famiglia professionale degli infermieri che ogni giorno si dedicano a prestare assistenza, cura alle persone bisognose. Ma non l'hanno fatto solo col Covid, lo abbiamo sempre fatto, lo stiamo facendo e lo continueremo a fare. Sono tanti i ricordi di chi ha combattuto contro il virus in prima linea e ha visto afflussi continui di pazienti Covid nella terapia intensiva. Molti ci hanno dato la motivazione giusta per andare avanti. Abbiamo cercato di fare il possibile dando la giusta assistenza, racconta Modestino Matarazzo, coordinatore rianimazione Covid e rianimazione generale del Moscati di Avellino e vicepresidente dell'Opi. Ci sono ricordi relativi ai colleghi perché il nostro primo impatto è stato con la paura, quindi noi abbiamo avuto paura di contagiarci personalmente, di contagiare la famiglia. Anche io stesso sono stato isolato a casa per un mesetto prima di tornare alla mia famiglia, quindi è stato un periodo brutto. Periodo brutto che però poi man mano si è rivelato anche, diciamo, quel periodo che ci ha dato la giusta motivazione, la giusta soddisfazione quando abbiamo visto uscire i pazienti dalla terapia intensiva. In rappresentanza della provincia di Avellino, il consigliere di Cecilia. Oltre alla dimostrazione BLSD, anche la presentazione di tesi sperimentali. Applaudiamo a questa bella iniziativa del Comune di Fontana Rosa che non è nuovo a questo tipo di attività nel sociale, è una nuova generazione di amministratori che si impone, che non pensa soltanto alle opere pubbliche, ma pensa ad educare i cittadini su questioni importanti come la salute e la prevenzione. Abbiamo un'amministrazione favorita anche dalla presenza di un sindaco e di un vice sindaco, entrambi operanti nella sanità. Per cui siamo venuti anche a battezzare questa bella iniziativa che come provincia va nel solco di quella promozione territoriale, di quell'animazione sociale che anche il nostro ente sta curando.